here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Stasera, stanotte, e invece è dedicata a Alessandro De Stefani, sceneggiatore dal 22 al 61. E io credo che se queste schegge, che sono questi puri titoli, questi puri nomi, mai più riapprofonditi, se mai andati a voi come una sorta di filo non rosso, di filo bianco o nero che si perde quindi in mezzo alle immagini, si confonde con esso, e però sono da cogliere nella loro preziosità inane. I film invece, abbiamo il primo Violette nei capelli, del 41 di Carlo Ludovico Bragaglia, di nuovo è sceneggiato da Raffaello Matarazzo oltre che da Alessandro De Stefani e da Luciana Peverelli, notissima autrice del romanzo da cui è tratto, un cast di giovani, una storia di gioventù, e preparatevi poi al resto della notte che vede due film del grande Raffaello Matarazzo, un cineasta che sembra perfettamente mimetizzato nel genere, nel soggetto, nella singola scena, se non nell'inquadratura di quello che fa, ma che trova sempre in queste inquadrature l'incrocio tra il singolo e il plurale, tra il collettivo sociale e l'individuale. E in tutti i casi questo è un miracolo di cinema, perché nel teatro, che così spesso viene, non è che occhieggia, così spesso viene mostrato direttamente come lo sfondo narrativo, la filigrana narrativa, nel teatro resta lì a nostra disposizione, possiamo spingerci attraverso essa, immaginare, ma nel cinema trovarsi a immaginare questo, quello che avviene già nell'incrocio, è questa la forza e la sfida del cinema. Dobbiamo fare lo stesso gioco, o possiamo fare lo stesso gioco, cioè quello che vediamo è già una cosa che ci supera, per leggero che sembri un soggetto. Però quello che noi ci apprestiamo a fare è un rifare, e quindi è un continuo paragonarci con qualcosa che ci è già sfuggito. Non c'è mai un testo finale. I grandi cineasti sono quelli che ogni tanto ci danno l'impressione, sono pochi, pochissimi nella storia del cinema, che quello sia stato, che quello fosse il modo, solo quello lì, quello che è in quella sequenza, in quell'inquadratura, in quella luce, in quell'attore, in quell'oggetto che si vede in quel momento inquadrato, illuminato in tal modo. È un'illusione, è un errore forse, però è uno dei punti estremi che può giungere il cinema, uno degli esiti più inattesi. Buona visione.